La Bella Addormentata, Raperonzolo, Cenerentola e Biancaneve sono film della Disney che ci hanno accompagnato durante tutta l'infanzia. Sappiamo che quel burlone di Walt Disney aveva reso le storie un po' più masticabili. Biancaneve è una storia dei fratelli Grimm, che hanno scritto anche Raperonzolo, Cenerentola e La Bella Addormentata. Questi due fratelli non avevano lo stesso tatto del vecchio Walt. Infatti, nella storia originale, Biancaneve si sveglia quando il pezzo di mela incastrato in gola si sposta. In seguito si innamora di un principe e lo sposa. Alle nozze si imbuca anche la strega, che per inciso tempo prima aveva chiesto al cacciatore cuore, fegato e polmoni di Biancaneve per poterli poi mangiare. La strega, imbucata al matrimonio, viene scoperta e costretta a ballare indossando delle scarpe di ferro arroventate, finché non cade a terra morta. Questo brutale trattamento dei cattivi lo troviamo anche in Cenerentola. Le sue sorelle, per poter indossare la scarpetta, si tagliano le dita dei piedi e l'odore del sangue attira degli uccelli che gli strappano via gli occhi e le costringono a scappare diventando delle mendicanti cieche, per non parlare di Rapunzel, la cui storia è totalmente diversa dalla fiaba Disney. In breve, marito e moglie abitano vicino al giardino di una strega, fanno una figlia e sono costretti a dare la figlia alla strega perché il marito, quando la moglie era incinta, aveva rubato dei raperonzoli dal giardino della strega, che per punirlo gli ha detto che doveva dargli la figlia che sarebbe nata. La figlia nasce e viene rinchiusa nella torre senza porte. L'unico modo per salire è quello che conoscete tutti. Un giorno un giovane principe passa e sente il canto di Raperonzolo e se ne innamora. Gay! Vedendo la strega salire in quel modo, ci prova nottetempo, sale nella torre e si dichiara. Decidono di sposarsi e pianificano la fuga. E lui la mette incinta. Certo che non potevi proprio aspettare, eh. La strega lo scopre e taglia la treccia a Raperonzolo e l'abbandona nel deserto. Nottetempo inganna il principe e lo fa salire con la treccia tagliata. Deve aver detto tipo "accidi erbolina". E poi è stato spinto dalla torre, cadendo sui rovi che gli sono finiti negli occhi, facendolo diventare cieco. Vaga per anni dal bosco fino al deserto, dove incontra finalmente Rapunzel sentendo il suo canto. Lei, piangendogli addosso, gli fa recuperare la vista e se la porta, insieme ai due gemelli, nel suo regno. Ecco, era un po' diversa da come me la ricordavo. Nella vera storia della Bella Addormentata del bosco, quando lei sta dormendo, un re, diciamo che ci fa due figli. Traete le vostre conclusioni. Quando la Bella si sveglia, la verità viene a galla e la moglie di quel re birbante si arrabbia e tenta di mangiare quei bambini. Sì, del tutto normale. Fortuna che il re dà fuoco a sua moglie, uccidendola, e vissero tutti felici e contenti, credo. C'è da dire che, per quanto macabre, queste fiabe dei fratelli Grimm avevano il lieto fine, diciamo. La Sirenetta, scritta dallo scrittore danese Hans Andersen, non aveva proprio il lieto fine. Nella storia vera, la strega del mare concede le gambe alla sirenetta, che finalmente potrà incontrare il principe di cui si era innamorata, in cambio della voce. Infatti gli taglia la lingua. Inoltre, camminare sarà come essere trafitta dai coltelli e non potrà più tornare ad essere una sirena. Un affare. Se la sirenetta riuscirà a sposare il principe, potrà restare umana e vivere, altrimenti diventerà spuma del mare. E indovinate cosa succede? Il principe sposa un'altra. Il giorno delle nozze viene proposto alla sirenetta di ammazzare il principe con un pugnale magico offerto gentilmente dalla strega del mare e di cospargersi i piedi con il sangue del suo amato. In questo modo potrà tornare sirena e sopravvivere. E lei si rifiuta e muore. Fine della storia. Scrivetemi nei commenti se vorreste che la Disney avesse creato i propri film seguendo le storie originali, o se esistono cose del genere. Se il video vi è piaciuto, condividetelo per far sapere a tutti il macabro mondo dietro le fiabe Disney. E non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. I più belli possono seguirmi anche sulla pagina Facebook, Instagram, Twitter e sotto casa mia.